Want to speak real Italian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at ItalianPod101.com. All cultures have a form of music. Music is one of the most basic tools we can use to learn a language. Parents use music and songs to teach their young children simple words. Music can help us focus, help us remember better, and thus help us as we acquire a language. Music can aid our coordination and physical development, too. So, how do we use music to support our language learning now, as grown people? In this video, we'll look at four ways to use music to study a language. Imitating structures and rhythms is important when learning a language, and the same is true for music. When children play with other children, they listen to songs, move their bodies as they play games, and try to imitate what they see and hear. This practice of regular imitation aids children as they gain their language skills. Repeating song lyrics like those from nursery rhymes helps kids retain words and expressions. Children may not know the meanings of all the words in the songs they sing, but they remember the songs, the vocabulary, and the rhythms. Children practice making sounds by mimicking the pronunciation of words. This can be the first step to the child understanding the meaning and use of a word. You might not realize it, but you probably still remember many of the songs and rhymes you learned when you were a child. We're able to remember expressions, words, and ideas effectively when they're put to music. This is also the reason you can memorize the lyrics of songs you like rather easily. Patterns like those in many popular songs are repetitive. We review the rhythms and the words each time we listen. Everybody's different, so if you want to use music to support your language learning, we're here to provide four different ways. Number one, passive listening. One way to study with music is through passive listening. You can do this with songs you have in your target language on your computer, a CD, your favorite streaming site. You can use this method as long as you have access to music in the language you want to study. Turn the music on and let it play in the background while you do something else, like studying, cooking dinner, or cleaning the house. Do this regularly and let your mind get used to the idea of hearing your target language in your environment. This kind of familiarity with the language will help you as you work towards fluency. Passive listening is one form of language immersion. As you listen to the background music over and over and get more comfortable with it, you'll start to notice keywords, intonation, grammar patterns, and so on. With enough practice and with enough different music to listen to, you might even start to recognize certain sounds and words when you hear them somewhere else. Number two, memorization. You can use music to help build your vocabulary and memorize words effectively. This method focuses on studying lyrics and songs to improve your ability to recall the words. Look up the lyrics to a song you're listening to and review them line by line. You can read the lyrics as you listen to the song or try to remember the next line in the song before it is sung. Memorization practice like this enhances your listening skills and boosts your reading skills. Number three, sing along. Our first tip in this lesson was to listen passively. This tip, however, is to listen actively by singing along to your music. Look up the lyrics of a song you like. Play the song and try to sing along. You may also be able to find videos on YouTube of popular songs with the lyrics included. If it's difficult at first, don't worry. Remember, regular review and practice is essential. Just as we usually need to hear a song in our native language a few times before we remember the words, you can expect to need to listen several times over a few days before you feel comfortable with all the words. Through practicing this way, you'll learn grammar, spelling, and pronunciation. You'll also get to enjoy a song you like. Moreover, this type of exercise will help you work on your reading and listening skills. A good way to check your progress is by trying to sing the song by yourself. You can sing with no music, or you can try looking for a karaoke version of the song you like. If you can sing all the words, great. If not, you can go back to the lyrics and study a bit more until you master the track. Number four, transcription. To do this exercise, listen to the song. As it plays, write down or transcribe the lyrics. You can start and stop the song at the end of each line to slow things down a bit. If you begin your studies with this method, you might catch only a few words, but don't get frustrated. Play the song and write down everything you can hear. Then play the song again and write down the words that you missed the first time you listened. With practice like this, your listening skills will improve, and so will your spelling. These are just a few ways that you can use music to study another language. Be patient and don't forget to enjoy the music you're listening to as you study.
If you want to start simple, try listening to children's songs in your target language. The song lyrics tend to be repeated a lot, and this can help you identify key words quickly. Learning a language through music is fun. It can help you focus your attention and improve your memory. This can be a great part of your self-study plan. If you want to get more tips on learning language, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye. Hi, everyone. Are you ready to test your language level? In this video, we'll test your listening skills. We'll go over 4 levels of difficulty so you can figure out what your real level is. And if you want to improve your language listening comprehension skills, just click the link in the description to access the best audio and video library of online content. Let's go. Level 1, absolute beginner. Un uomo e una donna stanno guardando una foto. Che foto stanno guardando? È la foto della squadra di calcio di tuo figlio, no? Qual è tuo figlio? Questo. Ah, è il più alto della squadra. È più alto di me. Un ragazzo legge il suo diario. Che cosa ha fatto il ragazzo per prima cosa in quella giornata? Oggi faceva veramente bel tempo. Questo pomeriggio sono andato in una piscina. E di sera sono andato a vedere un film. Inoltre, di mattina ho studiato. È stata proprio una bella giornata. Un uomo sta parlando con un ambulatorio medico al telefono. L'uomo, entro che ora deve andare lì? Pronto, come posso aiutarla? Quando siete aperti oggi? Fino alle 6, ma per favore venga prima delle 5:30. Ok. Un uomo e una donna stanno guardando un menù in un ristorante. Che cosa ha ordinato l'uomo? Che cosa vorreste ordinare? Questa pizza sembra deliziosa. La prendo. Io ho mangiato la pizza ieri, quindi... Ah, allora che ne dici di questo hamburger? Sembra una buona idea. Lo prendo. Una donna sta chiedendo qualcosa ad un commesso in una libreria. Quale libro voleva vedere la donna? Mi scusi, vorrei dare un'occhiata ad un libro su quello scaffale. Quale libro vorrebbe? Il libro sulle macchine. Aspetti un attimo, per favore. Questo? Esatto. Eccolo. Level 2, beginner. Un uomo e una donna stanno parlando del modello del biglietto da visita dell'azienda. Per quale modello hanno optato? Abbiamo alcuni nuovi modelli per il biglietto da visita dell'azienda. Quale pensi che sia il migliore? Vediamo. Penso che il nome dell'azienda dovrebbe essere più grande. Ok, allora dovrebbe essere uno di questi. Giusto. Mi piacciono questi perché il nome dell'azienda è grande e in alto. Uno di questi ha lo spazio per una foto. Cosa ne pensi? Penso che rende il testo troppo piccolo. Sì, potrebbe essere un po' difficile leggere il testo con la foto. Ok, allora vada per l'altro. Stai ascoltando le previsioni del tempo. Quali sono le previsioni? Avremo tempo soleggiato durante tutta la mattina. Tuttavia, nel pomeriggio si annuvolerà e avremo pioggia durante tutta la notte, fino al primo mattino, quando tornerà di nuovo il sole. Un uomo parla con sua moglie al telefono. Cosa deve comprare? Ehi, sto tornando a casa adesso. Ok, puoi comprare qualcosa mentre torni? Certo. Cosa vuoi che prenda?
Abbiamo bisogno del latte e del pane per la colazione di domani. Latte e pane. Quanti cartoni di latte? Uno dovrebbe andare bene. Ok. Qualcos'altro? Un attimo. Fammi controllare se abbiamo il burro. Ok, ne abbiamo un po'. Va bene. Abbiamo ancora della birra? Sì, ne abbiamo ancora una bottiglia qui. Ok, quindi non abbiamo bisogno di comprarla per ora. Bene, penso che siamo a posto. Grazie, caro. Un uomo e una donna parlano delle stampanti in ufficio. Dov'è la stampante vecchia? Dove dovremmo mettere la stampante nuova? Penso che dovremmo metterla dove ora si trova la stampante vecchia. Ma la vecchia funziona ancora. Continueremo ad usarla. Ok, allora non possiamo mettere lì la nuova. Non va bene. Sarebbe meglio mettere la nuova sullo scaffale accanto alla porta, ma c'è il posto solo per una stampante. Ok, allora penso che dovremmo metterla sull'altro lato della stanza. Giusto. Che ne dici di fianco alla finestra? Bene. Un uomo sta cercando un regalo di compleanno per sua moglie in una gioielleria. Quale collana compra? La posso aiutare? Sto cercando un regalo di compleanno per mia moglie. Cosa mi consiglia? Bene, che ne dice di questa collana? Sembra un po' lunga. Cosa ne dice di queste qui? Ne abbiamo una con un ciondolo a fiore e un'altra con un cuore. Sto cercando qualcosa di un po' più raffinato. Quanto costa questa collana di perle qui? Costa 5.000 euro. È troppo costosa. Ok, prendo la prima. Certo, ecco a lei. Level 3. Intermediate. Una donna sta provando un abito e parlando con un commesso. Quale abito comprerà? Sta molto bene su di lei. È praticamente perfetto. Sì, sta bene. Ma di solito indosso tinte unite. Non sono abituata a questo tipo di fantasie. Beh, io penso che le stia benissimo. Sì, ad ogni modo avrei bisogno di un gran coraggio per indossarlo veramente. Che ne dice di questo abito allora? La fantasia è molto più modesta, così non sembrerà troppo sgargiante. Ha ragione, me lo faccia provare. Prego. Cosa ne pensa, signora? Questo mi sta molto meglio dell'altro. Avete lo stesso modello con le maniche lunghe? Sì, ce l'abbiamo. Grazie, prendo quello. Uno studente e una studentessa stanno guardando degli avvisi di lavoro. Per quale lavoro farà domanda la studentessa? Ehi, che ne pensi di questo lavoro? La paga oraria è piuttosto alta. Certo, la paga sembra ottima, ma saresti veramente in grado di fare un percorso di consegna di giornali quotidiani? Certo, sono brava ad andare in moto, ma sono preoccupata per l'orario di sveglia. Che ne dici di questo? La paga non è altrettanto alta, ma puoi lavorare 2 o 3 giorni a settimana e iniziare a lavorare di sera. Ah, questo? Cassiera di supermercato? Beh, sarebbe adatto per lavorare dopo le lezioni. Anche questo per un bar potrebbe andar bene. Ah sì, adoro quel posto. Ed è sulla strada per andare a scuola. Niente male, no? Per quale dovrei fare domanda? Tra quali due? Il bar o il percorso di consegna dei quotidiani? Sì, la paga per il percorso dei quotidiani è molto buona. Ok, mi sono decisa. Immagino che debba solo alzarmi presto. Una donna parla con il suo parrucchiere. Come le piacerebbe cambiare pettinatura? Ciao, ti posso aiutare? Ciao, ho una prenotazione per le 3 in punto a nome Rossi. Sì. Benvenuta. Per favore, accomodati da questa parte. Cosa posso fare per te oggi? Vorrei cambiare un po' pettinatura. Ok. Che lunghezza ti piacerebbe?
Più o meno fino alle spalle. Bene, e la frangetta? Lasciala. Giù dritti o con la riga di lato? Di lato. Da che lato? Forse leggermente a sinistra dal centro. Capito. Iniziamo con lo shampoo. Accomodati. Da questa parte, per favore. Un uomo sta facendo una prenotazione in un albergo. In quale stanza alloggerà? Hotel Miramare, come posso aiutarla? Salve, vorrei fermarmi per una notte il 22 settembre. Certo, una notte dal 22 settembre. Quante persone? Due. Desidera una camera fumatori o non fumatori? Non fumatori. L'unica stanza non fumatori disponibile per quel giorno è una stanza con la vista sulle montagne. Può andare? Beh, io speravo in una camera con vista mare. Mi dispiace, ma l'unica camera con vista mare disponibile in quel giorno è una camera fumatori. Capisco. C'è una camera non fumatori con vista mare disponibile per il 23 settembre? Sì, c'è. Bene, allora prenoto per il 23 settembre. Una coppia sposata sta guardando alcune planimetrie. Quale alloggio andranno a vedere? Che ne dici di questo? Ha un soggiorno bello largo. Mi piace il soggiorno grande, ma voglio il posto macchina. Vediamo. Che ne dici di questo? Sì, bello. Andiamo a vederlo? Aspetta un attimo. Non è troppo piccolo l'armadio? Ottima osservazione. Non sembra che ce ne sia uno perfetto. Aspetta, e questo? Ha tutto quello che ci serve, no? E anche l'armadio è piuttosto largo. Andiamo a vedere questo. Ok. Level 4. Advanced. Un uomo e una donna stanno parlando a proposito dei preparativi per una presentazione che terranno l'indomani nel loro ufficio. Cosa controllerà la donna alla fine della conversazione? Bene, penso che siamo quasi pronti per la presentazione di domani. Solo qualche altro piccolo particolare. Il meeting inizia alle 9 in punto, quindi puoi ricontrollare la sala riunioni oggi? Sì, l'ho già controllata. Ok, benissimo. Ti sei assicurata che il proiettore funzionasse oggi? Avrei controllato il proiettore domattina con il mio portatile. No, dobbiamo controllarlo oggi. Non avremo tempo di occuparcene al mattino se c'è qualche problema. Quindi assicurati di controllare quel proiettore oggi. Questa è la cosa più importante, ok? Lo farò. E ti sei procurata le fotocopie di quei dépliant? Le sta facendo adesso il signor Tanaka. Vediamo, che altro? Ah, hai controllato la lavagna bianca? Sì. A volte i pennarelli non hanno abbastanza inchiostro. Hai avuto modo di controllarli? Non ancora, ma mi assicurerò di farlo più tardi. Sì, per favore, assicurati di farlo entro oggi. Una donna fa una telefonata per prenotare dei biglietti per uno spettacolo teatrale. Quali due posti prende? Salve, Teatro Storchi. La posso aiutare? Vorrei due biglietti per il Rare Lear alle 17.30. Avete ancora posti disponibili? Abbiamo ancora qualche posto, ma mi dispiace dire che non ne abbiamo attigui. Se non le importa, tuttavia, le possiamo offrire due posti separati. Va bene, non importa. Ha qualche richiesta particolare? Beh, avete qualche posto adiacente al corridoio? Sì, abbiamo un posto vicino al corridoio sulla sinistra della sezione centrale. E alla destra di questo, tre posti più in là, abbiamo un altro posto libero. Sul lato? Va bene, allora per favore prenoti il posto adiacente al corridoio. Certo, per quanto riguarda l'altro? Avete qualche posto vicino al centro? Gli unici posti centrali che sono rimasti sono dalla prima alla terza fila. Non vado matta per gli sputi degli attori, quindi... Questa sala è relativamente piccola e penso che ci si possa godere lo spettacolo persino dalla fine della fila laterale. Ah sì? Allora prendo quello che mi ha detto prima sul lato sinistro.
Una donna sta parlando con un uomo che lavora per una ditta di stampa esterna a proposito di un dépliant per un nuovo prodotto. Quando è la scadenza per il primo schizzo del modello del dépliant? Abbiamo deciso di lanciare il nuovo prodotto il 15 ottobre e vorremmo offrirvi il contratto per fare il dépliant. Grazie mille. Siamo assolutamente entusiasti di aiutarvi per questo nuovo progetto. Allora, potreste dirci qualcosa riguardo la tabella di marcia? Entro quando vi serve tutto? Beh, considerando il tempo necessario per la stampa, vorremmo i dépliant pronti per essere stampati entro la fine di settembre. Quindi vi sarebbe possibile procurarci il primo schizzo di modello per la metà di agosto? Beh, inizialmente vorremmo proporvi tre opzioni e quindi farvi scegliere il modello che più si adatta alla vostra idea. Poi realizzeremo il modello finale basato sulla vostra scelta. Quindi sarebbe molto utile se poteste darci 2 settimane in più per prepararci per la prima fase. Ok. Forse 1 mese basterà per scegliere uno dei modelli che avrete fatto e poi per decidere per il modello finale. Bene, contiamo su di voi. Siete in buone mani. I nostri grafici sono i migliori. Grazie mille. Un uomo si sta iscrivendo ad uno sport club e si sta informando sul regolamento. Che tipo di iscrizione sceglie? Mi faccia iniziare spiegandole le varie opzioni di iscrizione al nostro club, come descritto in questo dépliant. I soci normali possono usare la palestra e la piscina in qualsiasi orario, di qualunque giorno della settimana. Ma noi offriamo anche iscrizioni per la fascia oraria mattutina, con la quale le persone possono usare le attrezzature solo al mattino presto, e iscrizioni per la fascia serale per le persone che vogliono venire solo di sera. Quali sono gli orari per i soci della fascia mattutina? I soci del mattino possono usare le attrezzature dalle 6 alle 10 e i soci serali le possono usare dalle 18 alle 23. Capisco, quindi i soci del mattino possono passare e usare le attrezzature prima di andare al lavoro. Esattamente, il tipo della fascia oraria mattutina è molto popolare tra le persone che lavorano dalle 9 alle 17. Inoltre, offriamo anche iscrizioni solo per la palestra o solo per la piscina, se lei vuole usufruire solo di una delle due. Io voglio usare sia la palestra che la piscina. Penso che usufruirò della palestra di primo mattino, prima di andare al lavoro nei giorni feriali, e che userò la piscina nel fine settimana. Avete un tipo di iscrizione che copre il mattino presto, nei giorni lavorativi e la giornata intera nel fine settimana? Ci dispiace, signore, ma non offriamo un'iscrizione del genere. Va bene. Non penso di riuscire ad alzarmi tanto presto al mattino durante i fine settimana, quindi scelgo questa opzione di iscrizione. Un uomo sta facendo una relazione riguardo l'andamento delle vendite della sua azienda ad un meeting. Quali 2 tabelle sta usando per la sua presentazione? Per favore, guardate l'opuscolo. La tabella a sinistra mostra le vendite della nostra azienda negli scorsi 3 anni e le previsioni di vendita per l'anno corrente. E la tabella a destra mostra la diminuzione mensile nelle vendite fino a ottobre di quest'anno. Adesso, per favore, date un'occhiata alla tabella a sinistra. Mostra che le vendite sono saldamente aumentate negli scorsi 3 anni e se riusciamo a continuare ad aumentarle le vendite totali di quest'anno mostreranno un aumento rispetto allo scorso anno. Poi guardate per favore la tabella a destra. La tabella a destra mostra che le campagne che abbiamo intrapreso ad aprile e agosto sono state piuttosto efficaci. Capisco, ma le vendite sono diminuite a maggio e settembre a seguito delle campagne. Sì, ma questo tipo di rimbalzo è inevitabile. Mi aspetto che le vendite annuali di quest'anno mostrino un aumento sullo scorso anno, se continuiamo ad aumentare le nostre vendite. How was it? Now you can check your answers. Level 1. Absolute beginner. Answer. Che foto stanno guardando? Un uomo e una donna stanno guardando una foto. Che foto stanno guardando? È la foto della squadra di calcio di tuo figlio, no? Qual è tuo figlio?
Questo? Ah, è il più alto della squadra. È più alto di me. Che cosa ha fatto il ragazzo per prima cosa in quella giornata? Un ragazzo legge il suo diario. Che cosa ha fatto il ragazzo per prima cosa in quella giornata? Oggi faceva veramente bel tempo. Questo pomeriggio sono andato in una piscina. E di sera sono andato a vedere un film. Inoltre, di mattina ho studiato. È stata proprio una bella giornata. L'uomo, entro che ora deve andare lì? Un uomo sta parlando con un ambulatorio medico al telefono. L'uomo, entro che ora deve andare lì? Pronto, come posso aiutarla? Quando siete aperti oggi? Fino alle 6, ma per favore venga prima delle 5:30. Ok. Che cosa ha ordinato l'uomo? Un uomo e una donna stanno guardando un menù in un ristorante. Che cosa ha ordinato l'uomo? Che cosa vorreste ordinare? Questa pizza sembra deliziosa. La prendo. Io ho mangiato la pizza ieri, quindi... Ah, allora che ne dici di questo hamburger? Sembra una buona idea. Lo prendo. Quale libro voleva vedere la donna? Una donna sta chiedendo qualcosa ad un commesso in una libreria. Quale libro voleva vedere la donna? Mi scusi, vorrei dare un'occhiata ad un libro su quello scaffale. Quale libro vorrebbe? Il libro sulle macchine. Aspetti un attimo, per favore. Questo? Esatto. Eccolo. Level 2. Beginner. Answer. Per quale modello hanno optato? Un uomo e una donna stanno parlando del modello del biglietto da visita dell'azienda. Per quale modello hanno optato? Abbiamo alcuni nuovi modelli per il biglietto da visita dell'azienda. Quale pensi che sia il migliore? Vediamo. Penso che il nome dell'azienda dovrebbe essere più grande. Ok, allora dovrebbe essere uno di questi. Giusto, mi piacciono questi perché il nome dell'azienda è grande e in alto. Uno di questi ha lo spazio per una foto. Cosa ne pensi? Penso che rende il testo troppo piccolo. Sì, potrebbe essere un po' difficile leggere il testo con la foto. Ok, allora vada per l'altro. Quali sono le previsioni? Stai ascoltando le previsioni del tempo. Quali sono le previsioni? Avremo tempo soleggiato durante tutta la mattina. Tuttavia, nel pomeriggio si annuvolerà e avremo pioggia durante tutta la notte, fino al primo mattino, quando tornerà di nuovo il sole. Cosa deve comprare? Un uomo parla con sua moglie al telefono. Cosa deve comprare? Ehi, sto tornando a casa adesso. Ok, puoi comprare qualcosa mentre torni? Certo, cosa vuoi che prenda? Abbiamo bisogno del latte e del pane per la colazione di domani. Latte e pane. Quanti cartoni di latte? Uno dovrebbe andare bene. Ok, qualcos'altro? Un attimo. Fammi controllare se abbiamo il burro. Ok, ne abbiamo un po'. Va bene. Abbiamo ancora della birra? Sì, ne abbiamo ancora una bottiglia qui. Ok, quindi non abbiamo bisogno di comprarla per ora. Bene, penso che siamo a posto. Grazie, caro. Dov'è la stampante vecchia? Un uomo e una donna parlano delle stampanti in ufficio.
Dov'è la stampante vecchia? Dove dovremmo mettere la stampante nuova? Penso che dovremmo metterla dove ora si trova la stampante vecchia. Ma la vecchia funziona ancora. Continueremo ad usarla. Ok, allora non possiamo mettere lì la nuova. Non va bene. Sarebbe meglio mettere la nuova sullo scaffale accanto alla porta, ma c'è il posto solo per una stampante. Ok, allora penso che dovremmo metterla sull'altro lato della stanza. Giusto. Che ne dici di fianco alla finestra? Bene. Quale collana compra? Un uomo sta cercando un regalo di compleanno per sua moglie in una gioielleria. Quale collana compra? La posso aiutare? Sto cercando un regalo di compleanno per mia moglie. Cosa mi consiglia? Bene, che ne dice di questa collana? Sembra un po' lunga. Cosa ne dice di queste qui? Ne abbiamo una con un ciondolo a fiore e un'altra con un cuore. Sto cercando qualcosa di un po' più raffinato. Quanto costa questa collana di perle qui? Costa 5.000 euro. È troppo costosa. Ok, prendo la prima. Certo, ecco a lei. Level 3. Intermediate. Answer. Quale abito comprerà? Una donna sta provando un abito e parlando con un commesso. Quale abito comprerà? Sta molto bene su di lei. È praticamente perfetto. Sì, sta bene. Ma di solito indosso tinte unite. Non sono abituata a questo tipo di fantasie. Beh, io penso che le stia benissimo. Sì, ad ogni modo avrei bisogno di un gran coraggio per indossarlo veramente. Che ne dice di questo abito allora? La fantasia è molto più modesta, così non sembrerà troppo sgargiante. Ha ragione, me lo faccia provare. Prego. Cosa ne pensa, signora? Questo mi sta molto meglio dell'altro. Avete lo stesso modello con le maniche lunghe? Sì, ce l'abbiamo. Grazie, prendo quello. Per quale lavoro farà domanda la studentessa? Uno studente e una studentessa stanno guardando degli avvisi di lavoro. Per quale lavoro farà domanda la studentessa? Ehi, che ne pensi di questo lavoro? La paga oraria è piuttosto alta. Certo, la paga sembra ottima, ma saresti veramente in grado di fare un percorso di consegna di giornali quotidiani? Certo, sono brava ad andare in moto, ma sono preoccupata per l'orario di sveglia. Che ne dici di questo? La paga non è altrettanto alta, ma puoi lavorare 2 o 3 giorni a settimana e iniziare a lavorare di sera. Ah, questo? Cassiera di supermercato? Beh, sarebbe adatto per lavorare dopo le lezioni. Anche questo per un bar potrebbe andar bene. Ah sì, adoro quel posto. Ed è sulla strada per andare a scuola. Niente male, no? Per quale dovrei fare domanda? Tra quali due? Il bar o il percorso di consegna dei quotidiani? Sì, la paga per il percorso dei quotidiani è molto buona. Ok, mi sono decisa. Immagino che debba solo alzarmi presto. Come le piacerebbe cambiare pettinatura? Una donna parla con il suo parrucchiere. Come le piacerebbe cambiare pettinatura? Ciao, ti posso aiutare? Ciao, ho una prenotazione per le 3 in punto a nome Rossi. Sì, benvenuta. Per favore, accomodati da questa parte. Cosa posso fare per te oggi? Vorrei cambiare un po' pettinatura. Ok, che lunghezza ti piacerebbe? Più o meno fino alle spalle. Bene, e la frangetta? Lasciala. Giù dritti o con la riga di lato? Di lato. Da che lato? Forse leggermente a sinistra dal centro. Capito. Iniziamo con lo shampoo.
Accomodati, da questa parte, per favore. In quale stanza alloggerà? Un uomo sta facendo una prenotazione in un albergo. In quale stanza alloggerà? Hotel Miramare, come posso aiutarla? Salve, vorrei fermarmi per una notte il 22 settembre. Certo, una notte dal 22 settembre. Quante persone? Due. Desidera una camera fumatori o non fumatori? Non fumatori. L'unica stanza non fumatori disponibile per quel giorno è una stanza con la vista sulle montagne. Può andare? Beh, io speravo in una camera con vista mare. Mi dispiace, ma l'unica camera con vista mare disponibile in quel giorno è una camera fumatori. Capisco. C'è una camera non fumatori con vista mare disponibile per il 23 settembre? Sì, c'è. Bene, allora prenoto per il 23 settembre. Quale alloggio andranno a vedere? Una coppia sposata sta guardando alcune planimetrie. Quale alloggio andranno a vedere? Che ne dici di questo? Ha un soggiorno bello largo. Mi piace il soggiorno grande, ma voglio il posto macchina. Vediamo. Che ne dici di questo? Sì, bello. Andiamo a vederlo? Aspetta un attimo. Non è troppo piccolo l'armadio? Ottima osservazione. Non sembra che ce ne sia uno perfetto. Aspetta. E questo? Ha tutto quello che ci serve, no? E anche l'armadio è piuttosto largo. Andiamo a vedere questo. Ok. Level 4. Advanced. Answer. Cosa controllerà la donna alla fine della conversazione? Un uomo e una donna stanno parlando a proposito dei preparativi per una presentazione che terranno l'indomani nel loro ufficio. Cosa controllerà la donna alla fine della conversazione? Bene, penso che siamo quasi pronti per la presentazione di domani. Solo qualche altro piccolo particolare. Il meeting inizia alle 9 in punto, quindi puoi ricontrollare la sala riunioni oggi? Sì, l'ho già controllata. Ok, benissimo. Ti sei assicurata che il proiettore funzionasse oggi? Avrei controllato il proiettore domattina con il mio portatile. No, dobbiamo controllarlo oggi. Non avremo tempo di occuparcene al mattino se c'è qualche problema. Quindi assicurati di controllare quel proiettore oggi. Questa è la cosa più importante, ok? Lo farò. E ti sei procurata le fotocopie di quei dépliant? Le sta facendo adesso il signor Tanaka. Vediamo, che altro? Ah, hai controllato la lavagna bianca? Sì. A volte i pennarelli non hanno abbastanza inchiostro. Hai avuto modo di controllarli? Non ancora, ma mi assicurerò di farlo più tardi. Sì, per favore, assicurati di farlo entro oggi. Quali due posti prende? Una donna fa una telefonata per prenotare dei biglietti per uno spettacolo teatrale. Quali due posti prende? Salve, Teatro Storchi, la posso aiutare? Vorrei due biglietti per il Rare Lear alle 17:30. Avete ancora posti disponibili? Abbiamo ancora qualche posto, ma mi dispiace dire che non ne abbiamo attigui. Se non le importa, tuttavia, le possiamo offrire due posti separati. Va bene, non importa. Ha qualche richiesta particolare? Beh, avete qualche posto adiacente al corridoio? Sì, abbiamo un posto vicino al corridoio sulla sinistra della sezione centrale. E alla destra di questo, tre posti più in là, abbiamo un altro posto libero. Sul lato? Va bene, allora per favore prenoti il posto adiacente al corridoio. Certo, per quanto riguarda l'altro? Avete qualche posto vicino al centro? Gli unici posti centrali che sono rimasti sono dalla prima alla terza fila. Non vado matta per gli sputi degli attori, quindi... Questa sala è relativamente piccola e penso che ci si possa godere lo spettacolo persino dalla fine della fila laterale. Ah sì?
Allora prendo quello che mi ha detto prima sul lato sinistro. Quando è la scadenza per il primo schizzo del modello del dépliant? Una donna sta parlando con un uomo che lavora per una ditta di stampa esterna a proposito di un dépliant per un nuovo prodotto. Quando è la scadenza per il primo schizzo del modello del dépliant? Abbiamo deciso di lanciare il nuovo prodotto il 15 ottobre e vorremmo offrirvi il contratto per fare il dépliant. Grazie mille. Siamo assolutamente entusiasti di aiutarvi per questo nuovo progetto. Allora, potreste dirci qualcosa riguardo la tabella di marcia? Entro quando vi serve tutto? Beh, considerando il tempo necessario per la stampa, vorremmo i dépliant pronti per essere stampati entro la fine di settembre. Quindi vi sarebbe possibile procurarci il primo schizzo di modello per la metà di agosto? Beh, inizialmente vorremmo proporvi tre opzioni e quindi farvi scegliere il modello che più si adatta alla vostra idea. Poi realizzeremo il modello finale basato sulla vostra scelta. Quindi sarebbe molto utile se poteste darci 2 settimane in più per prepararci per la prima fase. Ok. Forse 1 mese basterà per scegliere uno dei modelli che avrete fatto e poi per decidere per il modello finale. Bene, contiamo su di voi. Siete in buone mani. I nostri grafici sono i migliori. Grazie mille. Che tipo di iscrizione sceglie? Un uomo si sta iscrivendo ad uno sport club e si sta informando sul regolamento. Che tipo di iscrizione sceglie? Mi faccia iniziare spiegandole le varie opzioni di iscrizione al nostro club, come descritto in questo dépliant. I soci normali possono usare la palestra e la piscina in qualsiasi orario di qualunque giorno della settimana, ma noi offriamo anche iscrizioni per la fascia oraria mattutina, con la quale le persone possono usare le attrezzature solo al mattino presto, e iscrizioni per la fascia serale per le persone che vogliono venire solo di sera. Quali sono gli orari per i soci della fascia mattutina? I soci del mattino possono usare le attrezzature dalle 6 alle 10 e i soci serali le possono usare dalle 18 alle 23. Capisco, quindi i soci del mattino possono passare e usare le attrezzature prima di andare al lavoro. Esattamente, il tipo della fascia oraria mattutina è molto popolare tra le persone che lavorano dalle 9 alle 17. Inoltre, offriamo anche iscrizioni solo per la palestra o solo per la piscina, se lei vuole usufruire solo di una delle due. Io voglio usare sia la palestra che la piscina. Penso che usufruirò della palestra di primo mattino, prima di andare al lavoro nei giorni feriali, e che userò la piscina nel fine settimana. Avete un tipo di iscrizione che copre il mattino presto, nei giorni lavorativi e la giornata intera nel fine settimana? Ci dispiace, signore, ma non offriamo un'iscrizione del genere. Va bene. Non penso di riuscire ad alzarmi tanto presto al mattino durante i fine settimana. Quindi scelgo questa opzione di iscrizione. Quali 2 tabelle sta usando per la sua presentazione? Un uomo sta facendo una relazione riguardo l'andamento delle vendite della sua azienda ad un meeting. Quali 2 tabelle sta usando per la sua presentazione? Per favore, guardate l'opuscolo. La tabella a sinistra mostra le vendite della nostra azienda negli scorsi 3 anni e le previsioni di vendita per l'anno corrente. E la tabella a destra mostra la diminuzione mensile nelle vendite fino a ottobre di quest'anno. Adesso, per favore, date un'occhiata alla tabella a sinistra. Mostra che le vendite sono saldamente aumentate negli scorsi 3 anni e se riusciamo a continuare ad aumentarle le vendite totali di quest'anno mostreranno un aumento rispetto allo scorso anno. Poi guardate per favore la tabella a destra. La tabella a destra mostra che le campagne che abbiamo intrapreso ad aprile e agosto sono state piuttosto efficaci. Capisco, ma le vendite sono diminuite a maggio e settembre a seguito delle campagne. Sì, ma questo tipo di rimbalzo è inevitabile. Mi aspetto che le vendite annuali di quest'anno mostrino un aumento sullo scorso anno, se continuiamo ad aumentare le nostre vendite. How is your language level? Let us know in the comments below.
And remember, if you want to be able to understand the language, just click the link in the description and access the best library of online content to help you improve your skills. If you've studied your target language, but you can barely understand native speakers, you might be doing something wrong. You know the vocabulary and grammar they're using, but for some reason, when they speak at a faster speed, you can't keep track of what's going on. Why is this happening? Have you spent all this time learning in vain? This is a common issue that all language learners face at some point or another. The truth is, it's actually a good problem to have, because only students with a higher level of skill will experience it. When you know a lot of the language, but have trouble understanding native speakers, the problem is almost always with your listening skills. Learning what words mean and practicing how to use them in a sentence are both invaluable skills to develop. But people often forget that in addition to speaking, writing, and reading, we have to develop our listening skills in a foreign language as well. In this video, we'll look at three practical ways to improve your listening skills. Number one, practice active listening. One of the best ways to practice listening is to, well, listen to your target language. But this doesn't mean putting on some music and listening to it in the background as you do other things. You need to practice active listening. Get your hands on a recording of spoken language. You can use a movie, news broadcast, or a podcast. You can even try subscribing to a YouTube channel. Listen to a segment of the audio and do your best to write down what you hear. After a couple tries at this, go back and double-check what you wrote against the script of what was actually said. If you're watching a movie, you can double-check yourself by turning on the subtitles. Our language learning program is one of the best tools for developing your listening skills. You can listen to the conversation in a lesson and then check it back against the lesson transcripts. This is simple, easy, and you can be sure that the transcripts are correct. Number two, practice pronunciation. Any problems you have pronouncing new words correctly will be reflected back in your listening skills. It's hard for your brain to decipher and remember a sound, be it a letter or a word, that you don't know how to make yourself. A good accent will give you the ability to hear and pick out the otherwise unnatural new sounds. To develop your accent, focus on any sounds or letters that feel difficult or unnatural for you. Once you get more comfortable with the basic sounds, start to combine them using words and whole sentences. Listen to native speakers as much as possible and take note of how words and sounds can blend, morph, or get dropped in rapid speech. Do your best to listen to this phenomenon and imitate what you hear. Focus more on how the syllables are said together rather than simply saying the words next to each other. There is often a significant difference between how words are said individually and how they are said when spoken together in a rapid-fire sentence. This is a big part of the reason language learners can know a lot of vocabulary and grammar but still not understand native speakers. Our playback feature is great for pronunciation practice. You can play back the podcast itself or listen to words individually. You can even listen back at a slower speed if you're having trouble catching the correct pronunciation at native speaker speed. Number three, make listening part of your routine. Now that you've started practicing active listening and pronunciation, make it a part of your regular learning. Allot a specific amount of time for each of your listening activities. For example, you might practice 10 minutes of active listening, followed by 10 minutes of practicing vowels, and then 10 minutes of imitation practice with a podcast. Now, you don't have to use this schedule exactly. Tailor it to your own needs and availability. The point is that you should make a conscious and decisive effort to practice your listening skills on a regular basis. It could be 30 minutes a day, or it might be 10. What matters most is that you practice consistently. These three tips will help you close any gap that might exist between your knowledge of your target language and your listening abilities. Understanding native speakers may seem daunting at first, but with a little time and perseverance, you will see your skills improve. And for even more ways to practice listening, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye. What are some simple ways to learn a language? The first things that come to mind might be textbooks, flashcards, and maybe even classrooms. But have you ever thought about podcasts? Listening to a podcast daily goes a long way. All you need is about 30 minutes. It's that simple.
Whether you're commuting, running errands, or taking care of chores around the house, you can learn a language from a podcast. Podcasts present some advantages in terms of how you learn the language. In this video, we'll share some tips for using podcasts to learn a language, specifically with Innovative Language. Innovative Language offers thousands of podcast audio lessons across its 34 languages. There are several features available for premium members to take advantage of as supplements to podcast lessons, including a voice recorder and lesson notes. Also, lessons are structured to help you learn easily. In today's video, we'll cover the features and organization of our audio lessons. First, learn throughout your day. How long is your commute to work? How long will it take to cook dinner? How much quiet time do you have at work? If your answer is longer than 30 minutes, you can take full advantage of that time with our podcasts. Imagine learning multiple grammar points, keywords, and phrases in one day. Making podcasts part of your schedule can help make this possible. If you have the Innovative Language app on your phone, it'll be especially handy. You can have your lessons ready to go at any time. You can also download lessons onto your phone to access offline. Second, the structure of our podcasts. Our audio lessons all follow this structure: dialogue, vocabulary, key vocabulary and phrases, grammar, cultural insight. Our audio lessons begin and end with a dialogue spoken by native speakers. It's related to the lesson's main focus and will introduce you to unfamiliar words and phrases. The hosts follow up with a breakdown of the key vocabulary and phrases. They also elaborate on the target grammar points. Each lesson ends with the same dialogue, so you'll also work on listening comprehension. After the dialogue, the native hosts break down the vocabulary into syllables and say the words and phrases naturally. The hosts then introduce the key vocabulary and phrases, along with when and how to use them. This part is especially important for languages with both polite and informal forms. In some lessons, the hosts will discuss verb conjugation and correct formations. This is especially important when the language you're studying has very different grammar from your native language. Lines from the dialogue are used as examples. Other example sentences are provided to further expand on usage of the grammar. Third, how to study with podcasts. Start your day by downloading your lessons onto your mobile device. Choose a pathway or lessons related to a goal. Whether you're preparing for a language exam or just want to refresh your mind on a few grammar points, you can choose lessons and playlists that are just right for your needs. You can listen whenever it's best for your schedule. When you have some time to read, you can review the lesson notes or lesson transcripts too. Fourth, lesson notes as review. When you have a few minutes to read, take a look at the lesson notes for each lesson. These notes provide a breakdown of the content in the audio lesson. You can use the written format to refresh your memory and help solidify the information you learned in the audio lessons. Lesson notes include the dialogue, vocabulary, sample sentences, grammar, and sometimes a cultural insight. You can read along with the lesson notes while listening to the audio lesson to boost your listening and reading skills. This is especially helpful when listening to, and even memorizing, the dialogue. You can also review lesson notes as much as you want afterwards. This is great for a quick refresh if you don't have time to listen to an entire lesson again. Fifth, premium features to enhance your learning. Language learning does not end with our audio lessons. There are extra features that target listening and reading comprehension in addition to speaking skills. Premium members can take advantage of the following features: line-by-line audio, a voice recorder, and comments. To start, the line-by-line audio is a breakdown of the lesson's dialogue. Our audio lesson enables you to listen to the dialogue line by line. This is especially helpful when practicing listening comprehension. Additionally, you can use it to review grammar, especially verb conjugation, and vocabulary. Learn how to speak like a native speaker with the voice recorder. You can access the voice recorder by clicking the microphone icon next to each line in the dialogue. The voice recorder compares you to the native speaker. In addition to the line-by-line audio, you can find this microphone icon next to vocabulary words and their sample sentences. Practicing with our voice recorder can help enhance your speaking skills. You can work on making your speech clearer and more natural. And don't forget that our teachers are here to help you. If you have any questions after the lesson, leave a comment. Also, our hosts sometimes leave questions for you to answer in the comment section. Our teachers are only a keyboard away and will promptly respond.
They answer questions and give corrections and examples. Be sure to check back on the lesson to see the teacher's response. So, are you ready to make podcasts a part of your language studies? If so, check out our lesson library. If you're a premium member, you have full access to the lesson library and all the tools mentioned in this video. These audio lessons are easily accessible from a computer or our mobile app. Make sure to use all of the features to your advantage. Listen to a lesson at any time from your mobile device. Review past lessons with the lesson notes and lesson transcripts. Practice listening and speaking with our line-by-line audio and voice recorder. Subscribe to Premium and get all these features to study and learn with our podcasts. Have you ever studied with podcasts before? What was your experience like? We'd love to hear from you in the comments. So, if you're ready to jumpstart your language learning, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.